Presidente, mi pare di aver capito in questi giorni che la linea dei presidenti della Lega Pro sia abbastanza netta, cioè quella di voler fermare, se ci fosse la possibilità, il campionato, i tre campionati. È giusta questa sensazione? Allora, guardi, noi se si potesse inizieremmo ieri a giocare al calcio, perché tanta la passione, tanta la voglia che questo punto è un punto chiave, anche perché in questo modo potremmo contribuire non a dare tranquillità, perché questo non è un momento di tranquillità, di consentire da un quarto d'ora sino a 90 minuti un po' una pausa rispetto alle situazioni che ci sono. Poi bisogna confrontarsi con la realtà e la realtà è molto complicata perché le faccio presente alcune questioni. È dal 21 di febbraio che noi siamo stati la Lega che per professionistica che ha per primo sospeso le partite nel girone A e nel girone B. Più c'è un problema relativamente alla situazione dell'attuazione del protocollo nel momento in cui sarà validato dal Ministero della Salute di come attuarlo. Diciamo, presenta diverse difficoltà nella sua attuazione. Quindi, diciamo, tutti questi elementi, fermo restando che chi decide è il Consiglio federale, i presidenti sono chiamati a discutere i quattro e ad avanzare un'ipotesi. Presidente, faccio una battuta, tutto risolto con Balata? Ma guardi, con Balata. Allora, che cosa è successo? Io vengo questa mattina da un incontro con la Serie A, vengo a un incontro con l'AIC, ieri ho incontrato l'AIAC. Che cosa è successo? Noi volevamo fare un incontro in accompagnamento alle decisioni. Guardi che nel momento in cui stiamo noi parlando, ieri si è svolta l'assemblea della B, 2 giorni fa si è svolta l'assemblea della A, noi abbiamo fatto un ulteriore passaggio di dire mentre andiamo all'assemblea proviamo a sentire tutti gli altri in modo tale che si possa costruire un'idea e un percorso. Mentre facevamo questo passaggio, che era sabato pomeriggio, uno scienziato dei nostri, un furbetto, ha pubblicato la lettera che era stata inviata ai presidenti in cui si preannunciava lo spostamento dell'assemblea dal 27 di aprile al 4 di maggio, proprio a ridosso, e gli si preannunciava quali sarebbero stati i temi in discussione. Quei temi improvvisamente nell'uscita sono diventati come se avessimo già deciso. E a quel punto c'è stata una incomprensione. Io ho chiesto scusa a Balata perché era uscito prima, anche se, ripeto, è un percorso istituzionale corretto. Penso, mi auguro che questa situazione sia risolta. E in che senso? Noi dobbiamo dare un segnale di unità nel calcio, non abbiamo bisogno di contrasti. Però da quelle idee che erano scaturite c'era quella che ha fatto discutere di più, questo famigerato sorteggio. Ora, Presidente, lasciando per un attimo da parte quelli che potevano essere i meccanismi e i criteri alla base di questo sorteggio, però che fosse un'idea un po' forzata, probabilmente fantasiosa, anche nel rispetto dello sport giocato sul campo, questa è stata la percezione un po' non solo di chi ha fatto ricorso, anche di chi poi l'ha letta quell'idea. Allora, intanto come lei ha detto è un'idea che decideranno i presidenti. Secondo elemento, qual è la difficoltà che si ha sulle idee? La difficoltà che si ha sulle idee è che bisogna ragionare sul fatto che bisogna trovare una ipotesi la meno
contrastata possibile, quella che crea meno contenziosi. L'unica idea che non creerebbe contenziosi è concludere il campionato in modo tale che siano chiare le classifiche, chiari i meccanismi di promozione e retrocessione, e quindi a quel punto non c'è problema. Sul sorteggio ho rassicurato anche tutti quanti, perché vi sarà anche una verifica dal punto di vista legale e giuridico per vedere se c'è una base che lo sostenga. Se non c'è la base, i presidenti nemmeno lo prenderanno in considerazione. Quindi è una delle ipotesi che ci stanno partendo da un elemento che, se ci vogliamo metterla a esaminare io e lei, molto probabilmente le altre idee hanno maggiore contrasti in numero. Ecco, vogliamo provarci? Avete mai pensato, per esempio, di rinunciare ad una promozione e promuovere solamente le prime tre, diminuendo di un'unità le retrocessioni in Serie B? Visto e considerato che le regole federali sono di 4 promozioni, uno degli elementi che potrebbero ragionare i presidenti è questo, però bisogna ragionare su altre questioni che attengono all'equilibrio tra le leghe e i rapporti. Per quanto riguarda l'attuazione dei protocolli, la sensazione un po' generale è che, se per la A potrebbero non esserci grossi problemi, per la B, ma soprattutto per la C, ce ne saranno molti molti di più. Avete più o meno stimato quali potrebbero essere le società, o quante potrebbero essere le società che non riusciranno, nel caso, a mettersi in regola con i protocolli di sicurezza? Allora, partiamo da un elemento. Chi vuol giocare al calcio deve sapere che, a differenza dei regolamenti delle iscrizioni, il virus non fa distinzione, quindi i protocolli di sicurezza devono essere applicati se si vuole giocare a pallone per la A, per la B, per la C, per la D, per i dilettanti, perché nel momento in cui arriva quel maledetto, appunto, non è che va a vedere se è un campo di eccellenza, di promozione o di Serie A. Ad oggi, quindi, quel protocollo che ieri abbiamo discusso con il ministro Spadafora e con il presidente Gravina e tutti i presidenti di Lega delle componenti, sarà validato dal Ministero della Salute, a quel punto entrerà in funzione. Per noi è un problema. In che senso? Noi non abbiamo, dico, gli elementi di criticità. Non abbiamo una struttura medica in grado al momento di reggere. Perché? Perché, a differenza della Serie A, la struttura medica, escluso di alcuni club, è molto basata sul volontariato, quindi c'è un primo problema. Noi abbiamo diverse Italie nei 60 club, diverse Italie per struttura sanitaria, per laboratori di analisi. Quindi abbiamo un problema di questo genere. Abbiamo un problema relativo ai centri sportivi. Pochissimi hanno, quasi nessuno ha una struttura capace di sostenere per X settimane la presenza a numero chiuso di tutta la struttura che deve stare all'interno. Oppure dovremmo andarci a cercare un albergo, una struttura, e qui nascono ulteriori problemi di costi. Poi abbiamo 60 società che, quando si affronterà il problema dei trasporti, come trasportarle, quali sono i diversi passaggi, aggiungo un elemento. Noi abbiamo tanti club che stanno nella zona di quella veramente dura, perché io abito a Roma, lei abita in Abruzzo, è durissimo, non ne metto in discussione, ma se si passa da Novara d'Alessandria a Crema, a Salò nel Bresciano, poi si sale in Veneto, poi si scende verso Piacenza, lì la storia è veramente complicata e durissima da quel punto di vista. Quindi abbiamo una serie di elementi. Che cosa dobbiamo fare? Perché il problema non è abbassare i livelli del protocollo di sicurezza, perché saremmo degli scellerati, e poi abbassare quel livello significa allocare la responsabilità
anche penale sul medico e sul presidente della società. Non credo che nessuno di noi sia così avventato di correre un rischio di questa natura. Significa allora ragionare sul fatto che ci possa essere uno spostamento in avanti tale che, augurandoci che ci sia una serie di fattori che sono la perdita di virulenza del virus, la scienza che avanza con i farmaci, la scienza che avanza con i sistemi di analisi e di verifica di che cosa avviene, quindi si abbassano i livelli della pericolosità, si abbassano quindi di conseguenza le normative previste nel protocollo. Ecco, lì comincia ad aprirsi una luce di possibilità, pur essendo complicata dal punto di vista finanziario dell'organizzazione. Quindi un campionato estivo, magari giocato in serata e che faccia concludere i tre gironi, non è così, così campato per aria, ecco. Non lo so, questo lo discuteranno i presidenti, perché lei tenga conto che dal 21 di febbraio noi siamo in una situazione veramente complicata. Dal 21 di febbraio il girone A e il girone B non gioca e le nostre società sono veramente in una situazione finanziariamente, quelle sono le fonti principali del nostro incasso, delle risorse, sono veramente in una situazione seria. Guardate, noi rischiamo una continuità aziendale pesantissima, ci sono 60 società che hanno come presidenti degli imprenditori che a loro volta hanno proprietà in aziende. Quelle aziende sono sottoposte alla crisi. C'è il rischio molto evidente che nel momento in cui gli si porrà al proprietario dove investire le risorse che ha, giustamente investe sull'azienda madre che dà risorse e prospettive per l'oggi e il futuro a lui, ai suoi cari, agli operai, ai dipendenti, e il calcio si presenta fragilissimo. Perché si presenta fragilissimo? Si presenta fragilissimo perché il calcio non produce utili. Il calcio, specialmente in Serie C, è un calcio che si fa per passione, per mecenatismo, che si fa perché magari uno sente il dovere di ridare al proprio territorio qualcosa che il territorio gli ha dato facendolo diventare imprenditore e facendogli anche elevare la sua condizione sociale. Ma se c'è da tagliare, il calcio subisce quello che subisce una famiglia. Una famiglia che cosa taglia in periodo di crisi? Il teatro, il cinema, tutto questo. Questo è il problema serio. Però Presidente, questo è un ragionamento molto corretto, giustissimo, che però investe un piano più generale dell'eventuale rinvio, o meglio, mi spiego, l'eventuale sospensione del torneo comunque non attenuerà questo problema? No, non attenuerà questo problema, però lei deve entrare nell'ottica in cui c'è anche un fattore fortissimo dal punto di vista psicologico, c'è un fattore fortissimo di trovare risorse per mettere in piedi i servizi medici e sanitari, c'è un problema fortissimo di mantenere tutti i servizi, tutto quello che è collegato alla squadra. Oserei dire che il calcio nella testa anche degli imprenditori rispetto alla loro azienda, che ha già problemi, viene leggermente dietro di com'era, quindi non è facile né oggi e ancora maggior ragione, come ha detto lei, nel futuro. Noi siamo l'unica lega che con Price, a differenza di tutti gli altri, hanno stimato l'impatto economico sul campionato 2021. L'impatto economico sul campionato 2021 è drammatico, questo è difficilissimo, ma sul 2021 noi abbiamo stimato che c'è un danno e l'abbiamo stimato in modo conservativo, non come si fa la spesa, cioè dicendo alziamo il prezzo così ne troviamo da chi troviamo, e quindi l'impatto è di circa 80 milioni abbiamo stimato, perché per un lungo periodo
si giocherà nel prossimo campionato a porte chiuse, con tutti i riflessi sugli sponsor. A proposito di impatto, Presidente, la questione enorme che riguarda la cosiddetta cassa integrazione, il fondo salvacalcio, la cassa integrazione, ecco, a che punto siamo? Allora, il Presidente Gravina sta facendo un lavoro notevole di rapporto con il Governo. Noi quando possiamo o quando ci viene richiesto gli diamo una mano. È evidente che in periodo di guerra, usiamo questo termine che oramai ricorre continuamente, sempre io direi, ma specialmente in questo periodo, la Federcalcio, il Presidente Gravina, deve essere messo nelle condizioni da tutti noi di essere il punto di riferimento, perché presentandosi con l'insieme delle componenti ha maggiore forza contrattuale. Per quanto riguarda la cassa integrazione, noi l'avevamo già ottenuta nel Cura Italia 1. Il problema vero è che poi nel confronto con l'INPS, a causa del fatto che i calciatori, gli allenatori, i tecnici venivano dal vecchio fondo Empals e se lo sono portati dietro nel trasferimento all'INPS, quando si usa la cassa integrazione invece si entra nel fondo denominato FIS e noi non c'eravamo. Quindi si deve fare un ulteriore intervento ora con il prossimo decreto che in modo specifico dica tutti gli atleti professionisti sino a sotto i 50.000 euro possono accedere alla cassa integrazione. A quel punto si apre. La sensazione è che con la A che viaggia su una strada e la B che sia in una posizione intermedia, i presidenti di C richiedano con particolare veemenza lo stop dei campionati perché in fondo hanno un interesse al risparmio degli ultimi emolumenti della stagione. Ora c'è sicuramente qualcosa di vero, però sembra più una posizione da parte dei presidenti un po' più strumentale che di emergenza sanitaria. È una sensazione sbagliata? Certamente. Però perché evidentemente passa questo messaggio? Perché c'è qualche scienziato che invece lo esplicita in maniera sbagliata. Allora, se fosse questo il motivo, lei deve sapere che io mi batterei totalmente contro e sarei il primo a battermi in questa direzione. Io mi auguro che la situazione che lei ha descritto possa essere come lei ha detto, vuol partire e la A certamente ci proverà in maniera. La B comincio io a dirle che mi auguro che parta, la D e i dilettanti mi sembra complicatissimo dal punto di vista, perché la D e i dilettanti, visto e considerato che il protocollo, io mi auguro che partano, io mi auguro di giocare ieri, quindi anche la D e i dilettanti possano partire e possano iniziare a partire. È certo che mettere in piedi per la D e i dilettanti le misure del protocollo, che non è quello, perché lo devono ancora ieri nella riunione con Spadafora, con il ministro Spadafora, ieri è stato dato l'incarico alla Federazione Medico Sportiva di proporre il protocollo per quanto riguarda tutto il mondo dilettantistico, quindi questo è il fatto. La ragione fondamentale non è quella relativo agli ultimi emolumenti di toglierli, perché se fosse questa io sarei schierato nettamente contro coloro i quali spingono in questa direzione. Presidente, l'ultimissima, le chiedo ad oggi, ovviamente molto presto per avere una certezza, ma in cuor suo quante possibilità in percentuale dà al calcio di Serie C di ripartire? Ma guardi, io sono schierato come è schierato il Presidente Gravina dal punto di vista dell'indicazione. Poi dobbiamo confrontare con chi? Con una serie di elementi. Uno, un convitato di pietra, che è il virus, maledetto,
perché quello lì non lo diamo noi, cioè c'è una, quando lei mi fa una domanda io non so esattamente questa la risposta, le posso dire qual è il mio auspicio, qual è la mia speranza, ma se mi devo confrontare, per esempio ieri eravamo convenuti all'incontro con il ministro Spadafora pensando che il ministro ci dicesse guardate, questo è all'incirca, nemmeno lui è in grado di, avendo dietro le autorità sanitarie e le autorità scientifiche, non è stato in grado di dirlo, ma io non reputo che sia un dato di incertezza del ministro Spadafora, è un dato di incertezza di come si sta muovendo il virus e di che risposte diamo. Finché non calano gli indici di mortalità, questo paese ha difficoltà a tornare fuori da casa, io non posso uscire da casa, allora, questo è il dato attuale, che si possa rapidamente dare un sollievo al paese, se ricomincia il calcio vuol dire che il paese sta meglio. Grazie Presidente per la disponibilità e per la gentilezza, buon lavoro. A lei, grazie. Grazie.